primo aereo per Malta partito. Il nuovo volo Ryanair porta in meno di 2 ore sull'isola stato del Mediterraneo, una destinazione che si aggiunge a Catania, Londra e Tirana, ma torna anche Bruxelles. Un volo che ci permette di dare un po' di contributo all'outgoing, cioè praticamente a servizio, diciamo, del territorio verso una destinazione turistica che, insomma, è abbastanza rinomata. La novità ha subito attirato passeggeri in cerca di qualche giorno di relax. Abbiamo guardato i prezzi, abbiamo visto che erano ottimali, abbiamo guardato su internet e poi abbiamo sentito anche altre persone che ci sono state, si sono trovate molto bene. Allora ho detto, perché non approfittare, andiamo. Una sì, pausa. Una pausa da tutto, da lavoro, all'università. C'è anche chi pensa di trattenersi qualche giorno in più per una vera e propria vacanza. Vado a Malta oggi per 12 giorni, per immersioni, spiagge, per turismo. Con l'inaugurazione del volo per Malta e la riattivazione di quello per Bruxelles, che avverrà il prossimo 6 aprile, diventano 32 i voli settimanali per la stagione estiva dell'aeroporto di Perugia, 2 in più rispetto all'estate 2018 e ben il doppio rispetto a quelli previsti per la stagione invernale. Saranno 2 i voli settimanali che ogni lunedì e venerdì fino a fine ottobre decolleranno per Malta. L'aeroporto di Perugia conferma quindi la propria vocazione prettamente turistica, ma nel futuro c'è anche altro. Si incrementano i voli per Londra, che arriveranno ad essere praticamente quasi giornalieri nei prossimi mesi, e speriamo che nel prossimo anno si possa avere qualche altra novità su altre destinazioni. Posso dire che stiamo lavorando sul nord Europa. E si prova anche a lavorare per la clientela business. La direzione dell'aeroporto spera di attivare presto un volo.